Andiamo subito a scoprire la nostra operatività oggi e andiamo da Ah no, Filippo Giannini. ho visto i livelli, buon trading anche la squadra azzurra. Ce li faremo dire da Filippo. Ciao Filippo. Buongiorno, buongiorno Pietro, buongiorno Riccardo. Beh, scopriamo questi livelli a questo punto. Beh, aveva ragione Riccardo nell'augurarci buon trading, perché se è buon trading per noi, è buon trading anche per la sua squadra, visto che la strategia è molto simile. Quindi crude oil, poco da aggiungere rispetto a quanto ha detto il collega Alessandro. Perché? Perché qui la situazione è quella appunto descritta, ovvero il crude oil che è andato a toccare dei minimi swing e ad aggiornare anche questa notte dei minimi di swing importanti, poco sotto area 65. C'è stato da qui in poi un rimbalzo importante perché siamo rientrati all'interno del range della sessione di ieri, quindi tecnicamente sul grafico daily ad ora la candela ha appunto le fattezze di una candela resistiva di tipo hammer. Se la guardiamo però anche su un grafico, diciamo ecco intraday, ad esempio in 15 minuti, qui si vede molto bene quello che è una configurazione chiamata in questo senso a spike and ledge, ovvero uno spike piuttosto pronunciato a cui sta facendo seguito per ora una fase di ledge, quindi una fase appunto di lateralità. C'è un massimo di swing a 69,46 dove andremo a piazzare il nostro ordine buy stop e è qui che si attiverà la strategia nel caso appunto il crude oil dovesse rompere quest'area di lateralità. Per quanto riguarda lo stop è posizionato a 68,53 su quello che è un minimo appunto di swing fatto anche qui appunto nella giornata odierna, mentre il target è a quota 70 e 90. Perfetto, quindi praticamente una strategia quasi, quasi identica a quella che hanno messo in campo loro. Detto questo, torniamo sui mercati azionari. Cosa ti attendi oggi da parte della BCE? 0,25-0,50? E soprattutto la Fed avrà finito, siamo arrivati su quel famoso pivot. E poi ti faccio tutte le domande una dopo l'altra. Cosa aspettarsi oggi da Apple? Perché credo che insieme alla BCE sarà il market mover odierno, capace poi di muovere soprattutto l'indice tecnologico americano. Sì, beh, allora per quanto riguarda le prospettive legate alle banche centrali, io quello che ho visto nei giorni scorsi, per quanto riguarda soprattutto i listini azionari europei, ma anche quelli americani, è stata una fase di forte nervosismo. Se ad esempio guardiamo, il grafico del DAX, è un mercato che è stato, diciamo, per così dire, indecifrabile. Perché sai, quando un mercato, diciamo, ecco, registra quello che è, no, un andamento di tipo a megafono, se così lo vogliamo chiamare, ovvero un mercato che va continuamente ad aggiornare i massimi di swing, poi dopo scende sotto e va a rompere i minimi di swing, da lì rimbalza, aggiorna continuamente i massimi di swing, questo è in primis un movimento che denota un forte nervosismo. Secondo, è il peggior contesto all'interno del quale un trader si può muovere. Perché? Perché sono poi quei contesti quando il mercato ti va continuamente, per fortuna capitano raramente queste fasi, però le fasi nelle quali il mercato va a rompere massimi di swing per poi invertire, rompere i nuovi minimi di swing e invertire nuovamente la rotta, questi sono poi i contesti in cui si prendono delle gran batoste. Questo va detto. E per quanto riguarda l'azionario, specie per il DAX, che sotto questo punto di vista è il mercato più nervoso, è un contesto appunto difficile. Questo significa, secondo me, che cosa? Che forse gli operatori non si aspettavano questo colpo di coda dell'inflazione, anche se diciamo, ecco, considerato anno su anno, bisogna sempre, no, considerare la base dalla quale si partiva l'anno scorso, e quindi questo secondo me ha contribuito poi ad avere un dato così peggiorativo per quanto riguarda l'aumento dell'inflazione. Questo
Quindi, comunque, magari ecco, non ci si aspettava di vedere un'inflazione in rialzo in questo modo. Inflazione in rialzo significa prospettive di ulteriore rialzo, di ulteriore inasprimento dei tassi di interesse, cosa che lo sappiamo non giova al comparto azionario, che invece va ad apprezzarsi nel contesto opposto, ovvero un contesto di tassi bassi o comunque di una prospettiva di tassi in diminuzione. E quindi è chiaro che in un contesto simile con le banche centrali, tanto la Fed quanto la BCE, che non solo, insomma, continuano ad alzare i tassi, seppur in misura minore, ma dichiarano che questo scenario potrebbe non mutare a breve, queste sono tutte, diciamo, ecco, driver che penalizzano le quotazioni dell'azionario. Quindi, beh, oggi ci sarà da capire per quanto riguarda la BCE se sarà 0,25, se sarà 0,50, ma secondo me molto dipenderà da quelle che saranno le indicazioni in prospettiva futura, perché insomma, ecco, se la Lagarde poi sappiamo che insomma, ecco, non è sempre brava a misurare, diciamo, ecco, le parole, se dovesse, diciamo, ecco, venire fuori una guidance, diciamo, ecco, nella quale si vanno ad auspicare ulteriori rialzi, beh, questo sicuramente non è lo scenario migliore per quanto riguarda l'azionario, e qui potremmo vedere, secondo me, nuove vendite. Viceversa, se, diciamo, ecco, si parlasse di uno scenario invece maggiormente accomodante, allora questo potrebbe essere, diciamo, ecco, un qualcosa di ben visto dal mercato, e da lì si potrebbe partire con un recupero. Però, ecco, vedendo anche quello che stiamo vedendo stamattina, non lo so, ripeto, il quadro è delicato. Onestamente non mi aspettavo, cioè, o meglio, fino a ieri credevo ancora, dopo il recupero, che si potesse, diciamo, ecco, andare a vedere questa mattina un'apertura più che positiva. Invece i mercati sono andati nuovamente ad aggiornare, cioè a fare nuovi minimi. Quindi, ripeto, è difficile. In questi contesti la cosa migliore è stare alla finestra. Assolutamente sì, io credo che tutto poi si giocherà sulle parole che arriveranno da Lagarde, sicuramente lì, come poi spesso e volentieri abbiamo visto durante la sua conferenza stampa, la statistica, tante volte ne abbiamo parlato con Riccardo 8 volte, ma per essere stretti, ma anche 9 volte su 10 il mercato reagisce in base alle sue parole, reagisce negativamente per lo più delle volte. Comunque andiamo a vedere quello che succede oggi, perché sicuramente qualcosa dovrà dire, anche perché abbiamo visto sì un'inflazione in discesa, abbiamo visto dati contrastanti, abbiamo visto l'indice manifatturiero che non dà segnali di forza a differenza di quello dei servizi. Quindi sicuramente una conferenza stampa che tutti gli analisti e gli investitori guardano con massima attenzione. E solamente una considerazione invece sul gold. Abbiamo visto anche in questo caso, durante la notte, ma anche in concomitanza con le parole di Powell, un'esplosione di volatilità su questo classico bene rifugio e prezzi che si sono spinti quasi sui top degli ultimi anni e ora una leggera fase di ritracciamento. Credi che anche qui, nonostante tutti i problemi presenti sui mercati, si possono andare a rompere quei massimi e quindi una nuova spinta rialzista, una nuova fase rialzista anche per il gold? Ma allora, a fronte degli ultimi movimenti è difficile, nel senso che l'ultima volta ne avevamo parlato del gold, ma era un mercato che stazionava, mi sembra, intorno a quota 1950. Io lì, insomma, dissi la mia di come in effetti mi aspettavo di vedere almeno un test di quota 2040-2045. Quindi, secondo me, c'erano effettivamente delle prospettive di rialzo. Ora la situazione è complicata. Perché? Perché comunque su questi livelli, ovvero quota 2075, abbiamo due precedenti massimi di swing, uno che risale all'agosto del 2020, uno che risale al marzo del 2022, e quindi questa, secondo me, è un'area che il mercato non scardinerà molto facilmente. Anzi, sicuramente in una prima fase il rischio potrebbe essere quello di vedere una correzione. Però poi, ecco, c'è da dire di come il mercato, appunto,
è arrivato comunque sulla scia a testare questo livello sulla scia appunto di una forza relativa piuttosto elevata, e quindi ad esempio non è escluso che il mercato possa andare ad esempio a lateralizzare, ok, su quest'area prima magari di correggere. Per questo che, come dire, uno short dei livelli attuali non è un qualcosa che farei con troppa confidenza. Secondo me, ripeto, è un livello importante, 2075-2080, insomma, ecco, ed è chiaro che almeno secondo me, se il mercato vorrà rompere quest'area, inizierà, diciamo, ecco, a lavorarla un pochino più sul, almeno sul breve periodo. Quindi, ecco, ripeto, magari a consolidare un filino più in basso prima di riuscire a piazzare la spinta decisiva, ma non mi aspetto, insomma, che questo livello possa essere rotto nel brevissimo e così a cuor leggero, anche perché poi si aprirebbero in questo scenario, appunto, si aprirebbero delle prospettive molto più, diciamo, ecco, importanti per quanto riguarda il gold. Penso ad esempio a quell'area di 2200 dollari l'oncia, che potrebbe essere secondo me un prossimo importante target, ma al solito non anticipiamo nulla e basiamoci soltanto su quello che è l'oggettività del grafico. Ti ringrazio Filippo, ti lascio a Riccardo. Allora, non ti chiedo di tassi di interesse, ma ti ricordo che io sono trentino e oggi abbiamo un'importante sfida, che non è quella della Banca Centrale Europea, ma è quella fra la Lube e l'ITAS Diatec Trentino, la finale di pallavolo, campionato italiano di pallavolo. Ascoltami, io vedo ad esempio quest'oggi un banco BPM un po' debole, vedo più in generale una composizione tecnica grafica per quanto concerne il FTSE MIB che non mi pare molto costruttiva, anzi mi pare nel breve in via di definizione una sorta di doppio massimo, e le probabilità che prosegua a discesa nelle prossime settimane è concreta. Cosa potrà essere a trascinare giù l'indice? Mi viene a dire il comparto finanziario, che è molto a corso, e non a caso citavo il banco BPM, ma soprattutto che ha delle leve di potenziale debolezza: aumento dei tassi, quindi la discesa dei prezzi delle quotazioni dei titoli di Stato in portafoglio alle banche, minor solidità patrimoniale in tal senso, ma soprattutto dei rischi legati all'incremento dei non performing loans, o comunque dei crediti che vanno a deteriorarsi con dei tassi particolarmente alti. Ecco, può essere questo il driver, secondo te? O, come abbiamo visto ieri con i risultati di Unicredit, domani attendiamo, domani 5 maggio, ottimo giorno, ritornando al 2001, 5 maggio non quello di Manzoni, ma quello degli amici dell'Inter. Sono attesi i dati d'Intesa a San Paolo e abbiamo visto un mercato che ha apprezzato molto la trimestrale di Unicredit, presumibilmente sarà lo stesso per Intesa San Paolo, ma sappiamo altresì che il mercato poi si proietta in avanti, fa i conti con l'immediato, ma si proietta in avanti. Ecco, come vedi il futuro del mondo finanziario e bancario italiano? Beh, allora io sono d'accordo con quello che hai detto tu, nel senso che più, cioè certo, sicuramente i dati trimestrali pesano e quelli sul comparto bancario, diciamo, ecco, in particolar modo, però credo che lo spauracchio più grande in questo momento, beh, sicuramente il FTSE MIB è penalizzato da quello che è l'andamento e le prospettive del comparto finanziario e del comparto bancario. Gli spauracchi sono quelli che hai detto tu, e quindi chiaramente poi quello che sta succedendo in America, per quanto sappiamo, l'abbiamo detto più volte, i rischi per le banche europee sono minori, la regolamentazione è diversa, però sai, contesto insomma, ecco, di forte aumento dei tassi di interesse, credito appunto di aumento dei non performing loan, rischio che no, per quanto ancora limitato, ma di corsa allo sportello, ma che poi in realtà è limitato, ripeto, sempre per quanto riguarda Europa, perché poi è un discorso che invece abbiamo visto ha penalizzato gli istituti statunitensi. Secondo me questo è il vero Però problema vorrei, attualmente. guarda, magari, cioè togli magari, visto che sei qui in onda e non riesci ovviamente a seguire tutte le notizie, eccetera, è uscita un'analisi,
di Reuters pochi minuti fa, che dice: frustrati da scarsi ritorni, europei ritirano miliardi di euro dalle banche. Ovviamente non solo dai ritorni, ma anche dalle vicende americane. Certo, In no, ma è. Italia abbiamo avuto anche la questione Eurovita, en passant. No, ma il contesto è questo, cioè il punto, il nodo focale è questo. Ci stiamo muovendo su un equilibrio delicato. Quindi, sotto questo punto di vista, è chiaro che giustamente dopo aver corso molto, ci sta che il comparto bancario, insomma, vada un attimino a tirare il fiato, ma qui, insomma, ecco, il rischio potrebbe essere, come dire, quello di vedere qualcosina in più rispetto che una pausa di consolidamento. L'avevamo detto più volte, insomma, io, per esempio, per quanto riguarda il FTSE MIB, monitoro molto un altro indice che è l'Euro Stoxx Banks, no? L'indice, diciamo, è collegato alla componente bancaria. È un indice che di fatto sostanzialmente quando, o meglio, diciamo questo, diciamo in un altro modo, le vendite del FTSE MIB sono cominciate quando quest'indice ha iniziato ad andare in difficoltà intorno alla prima metà di marzo. E quello che vedo monitorando l'Euro Stoxx Banks è di come, insomma, ecco, il mercato doveva reagire dopo aver corretto in maniera importante, dopo aver fatto un nuovo massimo di swing in area 109, 108, 80 circa. Mi aspettavo sinceramente che sul pullback in area 100 andasse a reagire, e invece quello che vedo è che quest'indice sta sperimentando, insomma, nuova debolezza, e questo poi ce lo ritroviamo anche in una minor performance, in una minor forza relativa rispetto agli altri principali listini del nostro FTSE MIB. FTSE MIB che anche qui è a livello grafico in una fase abbastanza delicata. Perché? Perché il mercato di fatto ha completato, è andato a target su quello che era la proiezione del modello ribassista testa e spalle, che il mercato aveva completato con il break dei 27.000 punti, target raggiunto a quota 26.004. Ora occhio però, perché se dovessimo andare sotto i 26.004, il mercato completerebbe un ulteriore modello di distribuzione, che non è altro, diciamo, che un testa e spalle più ampio del precedente. E qui, secondo me, insomma, ecco, le prospettive poi di ribasso si farebbero ancor più, diciamo, ecco, importanti, perché a quel punto io mi aspetto almeno un test dei 26.000 punti, ma credo che si andrà a testare in quel caso almeno quota 25.750 punti. Quindi attenzione, perché anche qui siamo su livelli molto 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 delicati. C'è un settore che ti piace in particolar modo tra quelli azionari? Ma in questo momento è veramente, veramente difficile. Ripeto, stiamo vedendo dei movimenti anche erratici, dei movimenti, diciamo, ecco, veramente, veramente strani. Quindi è difficile anche dare un parere, soprattutto perché in un contesto come quello attuale, dove c'è stata ieri la Fed, oggi c'è la BCE, gli equilibri potrebbero cambiare a brevissimo. Però, per quanto riguarda, diciamo, ecco, anche quella che è Nola, tu accennavi prima ad Apple, quindi la fine, insomma, ecco, con Apple dovremmo chiudere, diciamo, ecco, la stagione delle trimestrali dei tecnologici, magari su questo settore qui, che è un po', diciamo, anche il settore che ha visto un risveglio, no? Nel corso dei giorni scorsi abbiamo visto una nuova inversione tra i rapporti di forza tra value e growth, con questi ultimi, diciamo, ecco, che sono tornati ad avere una forza relativa maggiore. E quindi forse in questo momento, guardando un po' i grafici, guardando un po' l'andamento delle quotazioni, mi viene da pensare che, nonostante il contesto di forte incertezza, però il settore dei tecnologici sembra il comparto maggiormente resiliente. E allora, all'interno peraltro della tecnologia, come salutarti, una considerazione: negli ultimi giorni, nelle ultime settimane,
proprio nelle ultimissime settimane. Ho la sensazione che sia avvenuta una rotazione settoriale, i chip avevano guidato gran parte dei rialzi da tecnologia USA, penso alle performance da Nvidia, facendo un gioco anche di parole sulla società americana. Ora ho come l'impressione che qualcosa sia cambiato anche con questa forte offerta di chip dopo chip shortage che invece aveva caratterizzato i periodi pandemici, eccetera. Sicuramente sarà un tema che tornerà preponderante magari più avanti, ma ora ho la sensazione che sia modificato qualcosa anche nella rotazione settoriale degli investitori. Filippo, io ti auguro buona giornata, buon trading, prossime ore molto importanti. Direi a dare agli amici che le alternative sono sempre tre quando si opera sui mercati: comprare, vendere o aspettare ad avere chiare le cose. Ecco, forse oggi bisogna stare ancora più che il solito attenti a prendere posizione e capire il do ut des di ogni singola parola di Madame Christine. Assolutamente sì, assolutamente sì. Alcune volte la scelta migliore è proprio quella di restare alla finestra e in un certo qual modo anche limitare i danni, no? Quindi assolutamente sì, ci muoveremo solo dopo, diciamo, aver visto quello che è lo scenario che ci prospetterà la BCE. E allora, grazie ancora Filippo, ci vediamo nelle prossime giornate, intanto ancora una volta buon trading. Pietro.